Salve a tutti ragazzi, episodio velocissimo, questa volta, episodio numero, non lo so perché farò il conto dopo, tanto sto registrando. Allora, io ho sbloccato il falò, off screen, qua. Ta-da! Poi credo che ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo, vabbè ho sbloccato questo falò qua. Avrei intenzione di prendere l'anello, la pietra, un po' le robe belle che ci sono là e ci potenziamo al massimo, però... ma sono indeciso se andare qua perché è un po' noioso. No... Si tratta di colpirli a lontano, andare giù è un po' una palla, se proprio vogliamo dirla tutta. Potremmo andare allo scolo altrimenti. Allora andiamo a sbloccare il falò allo scolo e poi magari andiamo nel DLC e vediamo come ci prende. Dai, un po' avanziamo un po' entrambi i fronti e poi nel caso lasceremo perdere. Non ho che ho molto tempo oggi. E qui moriamo subito e finisce quella run. Ok, qua. Oh, bevi. Vai. Pietra di Farrosh. E io non so se convenga far così. Ecco. E qua poi ci sarebbe la tana e il ratto. Patto, cosa facciamo, dai? E il falò. Bene. E questo è uno. Quante ossa di ritorno abbiamo? Oh, solo una! Mannaggia. Ok, allora avanziamo un po' qua. Ridi. Salve. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Poni, e qua ci sto i topini. Dove sono piccini? Sì, certo. Ok, questa. Ehi, ma quanti siete? Piccini siete. Quanti siete? No, qua non voglio usare la pietra dei Farrons. Qua la voglio usare la pietra dei Farro. Ok. Pietra di Farrons. Abbiamo questi. Andiamo veloce. Tanto non ho voglia di mettermi a combattere tutti i topi che mi si presentano avanti, proprio. Sussurro! Andiamo insieme! Insieme a quel fantasma lì, giusto! Sì, esatto! La stavo per dire la stessa cosa. La stessa cosa, va, precisa. Ok. Ma lascia. Salve. Ok, un shortcut. Gatto corto. Queste tutte trappole che possiamo anche evitare. Rimetterci la pietra di Farrons. Farrons. Sì, guarda come mi aspettano i topini lì. Ossa di ritorno, ottimo. Ottimo. Ah, ci avete proprio intenzione di seguirmi? Proprio. Proprio, ok. Allora seguitemi, che vi devo dire? Aspetta, facciamo così. Dovrei togliere quelli che non sono più uno, gli anelli. Perché proprio... Ok, boss fight noiosissima. Ah, c'è il falò qua. E sai che non mi ricordavo.
Non so se ci mi posso divertire così. Se c'è il falò, io ho preso queste, ci divertiamo così. Ha fa tanti botti. Ciao i botti. Facciamo tanti botti. Spiro mangiamo. Facciamo così. Vai. Venite ragazzi. Andiamo un po' qui, eh. Ma li prende? Ma li prende almeno? Che cazzo fai? Ma secondo me non li prende. A caso. Bim! Secondo me non li prende neanche uno. A caso. Ma serio? Vai. Ma quando viene giù il boss? Eh? Quando viene giù? Ah, è su, non mordicchiatemi. Oh, però. Eccolo, l'avanguardia di sta cippa. Vediamo, questa è il caos. Facciamo più caos. Ciao. Ok. Ve l'avevo detto che mi sarei divertito. Ok. Sì, perché dopo. Non credo che ci sia, eh. E questo ce lo mettiamo per quella stronza. Perché c'è una stronza. Lucertolina. Mai. Facciamo questo qui nostro. Una lucertolina è per sempre. The bear. Sì. Sporcizia. Siamo zozzi, siamo brutti. No, volevo di sì. Ok. Dammi l'anello. Ciao. Sì. Sì, ma esatto. Stavo per dire la stessa cosa. Guarda le macchie di sangue. Adesso qua? No, ma ci vuole l'anello del gatti. Eh sì. Ucciable. Ieble. Questa è importantissima. Bello. Come faccio? Faccio così. Backstep e caduta in salto? Ma ce la facciamo? Mamma mia. Così, no? Ma tu. Scusate, ci dà anche delle piante infuse questa, se non ricordo male. Ok, stavo dicendo, scusate, ma quando ricevo delle telefonate mi si blocca la registrazione, perché registro col telefono l'audio. Questa
queste lucertoline le odio. Dacci sua. Vabbè, ci riproviamo. Stavolta veloce a sparargli in faccia, eh. Perché sono rimasto lì fisso, non sapevo che. Cioè, col coltellino non lo prendevo. Cioè, assurdo. Vabbè. Ma porco due! Mamma mia, il nervoso! Affanculo. Ah, fatemi sta zitto. Ah, guarda che roba. Adesso andiamo questi a rompere i coglioni. Ma che fa? Ma non si butta? Ma da quando è qua esplode così? Ma dai, un altro, ma perché siete in 25 qua? No, vabbè, no, ma io reggi quitto qua, eh. Io reggi quitto, eh. Cioè, in pratica devo buttarmi, quindi rischiare di morire. Ma dai, ma su, ma di che stiamo a parlare? Io mi dovrei buttare mentre vengono quelli. Dai, mamma mia, basta. Ah no, no, bisogna che li lascio perdere. Non è aria. Non è aria. Sì. Andiamo a accendere il falò. Mosso sublime, andiamo a accendere il falò, poi basta. Poi basta. Perché quando son così poi rischio di morire. Mi è innervosito, me la faccio off screen. Quindi ragazzi, non vi preoccupate, la recupero off screen. Non ve lo faccio vedere. Episodio da rage quit, episodio da nervoso estremo. Poi dopo mi incazzo troppo. No, rischio di morire. Io molo. Dopo molo. Ah, qua non mi interessa di niente di quello che c'è. Ah, ecco dov'era. La prova. Mamma mia, fortuna. Fortuna c'è l'anello del gatto che ci ha guardato, eh. Questa qua. Ecco, segno rancore. Ecco, venendo qua uno non avrebbe fatto più come ho fatto io. Più, vabbè, ho invaso uno che non stava neanche tenendo il controllo in mano. Ok. No, ma scusate, eh. Dove cazzo è sto? Sto falò. Brutti infami. Direi di tenersi l'anello del gatto per un bel po' addosso, eh. Eccolo. Ok. Basta? Facciamo basta? Andiamo a Majula, poi lo farò off screen. Si prende sta cazzo lucertolina. Ho durato pochissimo questo episodio, ma non fa niente. Fa così, se ne esce così. Ragazzi, scusate, ma mi ha fatto troppo incazzare. Mi fa incazzare queste lucertoline. Poi tra l'altro scoprirò che mi sbaglio, che non c'è una pietra. Dovrebbe esserci una pietra scura. Mamma mia, faccio i buchi dopo. Alla prossima.
Allora, mamma mia, questo episodio è sfortunatissimo. C'è solo l'audio, abbiamo perso il video e quindi siete persi come sono riuscito ad arrivare al falò centrale, che poi lo vedremo quando farò il giro se ci riuscirò, perché ho scoperto una cosa bruttissima. Aspetta, faccio vedere qua. Ho recuperato questi due. Questo mi interessava di più di quest'altro. E la cosa bruttissima che ho scoperto, che voi avete visto fino a una porzione della prima parte, non avete acceso il secondo falò o il terzo, secondo, terzo, terzo falò, è che qua io non faccio danno. Oscurità e magia proprio non che li sentono, cioè 781, vi dico solo questo, di danno, con il catalizzatore al massimo e la statistica 41, non è poco, 41 intelligenza. Vabbè, proviamoci. Poi queste sono dure. Cioè, qua è tremendo. C'è il fuoco, le spine. Che vogliamo fare? Non entra i backstab. Non entrano i backstab. Adesso entrano i backstab. Ok, toccherà farle col coltellino. Sarà veramente una challenge qua. Ma di quelle belle, eh? No, no, ma sei pazzo? Ma sei pazzo tu a venire qui? Tra l'altro io direi di far così. Ce l'abbiamo. Adesso che... Ecco, bravo. Questo io volevo. Ma se io entro qua dentro, il gigante qua dentro ci può entrare? Secondo me no. Anche se con la clava gigante passerebbe tranquillamente attraverso il muro grazie a From Software. Uppla, giusto. Tocca farle con... Perché se io... vedete? Cioè, quando l'ho affrontato lassù... C'è 88. Cioè, a questo punto spammi di coltellino. Senti, ti apro qua. E che almeno c'è una via di fuga anche alternativa. Rompo tutti i badili. Via. Per carità. Senti, facciamo così. Ecco. Qui risolviamo. Puliamo tutto. Oh, spacchiamo tutto. Oh, ok, questa è una buona area per far ruotare il gigante nel caso mi venisse dietro, perché è troppo pericoloso qua. Ok, tu via 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 via. Ma sei stronza forte, eh? Dammi il backstab, ti prego. Ecco. Ok. Ok, non troppi neanche. Ok, vediamo. Sono più riusciti a castare. No, 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 no. Paura. Guarda quanti colpi, guarda quanti colpi! Mi ha fatto prendere un colpo questo. Mi ha fatto prendere... Minchia! Che danza! Ha preso l'arma di Artorias. Ok, adesso tu? Tu non credo che sia il caso di affrontarti, eh? Vediamo se... E vabbè, cazzarola. ...455, ma non è proprio che non faccio danno. Non è che non faccio danno, è che c'hai 5 miliardi di HP.
lentissima che sta queste, eh. Cioè che ci so, ti uccido. Mamma mia. Mi se fa male che dovrò affrontarli anche lassù in cima. Ok. Oh, mettiamo l'anello del gatto, perché poi ci sarà da buttarsi. Qua è un'area tosta, eh. È un'area tosta, cioè tosta, si muore, ma noi non, lo scopo è non morire, quindi è tosta per quella. Fa sempre comodo, lì c'è essiccata. Ah. Tosta, veramente tosta qua, veramente tosta, con un caster veramente tosta. E non migliorerà più andremo avanti. Anzi, peggiorerà. Vabbè, dove. Se non me la sento, ci fermiamo. Però se riuscissimo a completare il più possibile recuperando gli anelli. C'è anche l'anello vitale più 3, eh. Mica. C'è roba di schizza di HP. Riuscire a recuperare tutte queste cose ci darebbe veramente la vittoria finale. Non dico la vittoria finale, ma poco ci manca. Adesso io qualcosa faccio. Rascio. Questi sono. Io posso anche provare. A combatterli, ma. Cioè sono duri in mili, mi ricordo. No, ma dai, cioè, non gli ho tolto nulla. C'hanno troppi HP. Esplodessero, eccolo. Ma che fai? Ci hai ripensato? Vabbè, io allora vi saluto. Oh, lì, qui, so che c'è qualcosa di molto bello. Però io dovrei far così. Ecco. Questo tocca ucciderlo. Se non si passa. Però non mi ricordo cosa. Mi ricordo cosa, però so che c'è qualcosa di molto bello. Vediamo un po'. Lì c'è essiccata? Ma dai. Questo. A me questo mi ammazza. A me questo mi ammazza. Come facciamo? Come lo combatto? Dovrei scappar via. Adesso qua il momento. Questo è il primo scoglio. E non è franco. Pensiamo. Quel invasore lì. Perché mi sono fermato e sto valutando se affrontarlo o no. E come scappa. Se fai così. Mi fai un favore. No. Ah, mannaggia. Perché ha tracking quando fa attacchi in salto e quando usa la spada. Cioè, in pratica, lei parte con attacchi in salto, tu rolli, ti prende perché in aria ti insegue, c'è il tracking. Quindi non ho più pallida come affrontarlo. Cioè, dovrei. Bello, mi faccio un cazzo. Tra un po', eh. Ok, dobbiamo tenerlo lontano. Non dobbiamo permettere. Bene, baffati. Bravo. Non dobbiamo dargli modo di avvicinarsi. Tanto schiva anche, eh. Cioè, ragazzi, meglio. È un'intelligenza artificiale, è meglio di qualsiasi altro giocatore. Ok. Non rischio neanche. Anche backstab. Oh, è andata benissimo. Non mi ha aggredito, era stranamente docile.
Sì, schioppa, è meglio. Ma che fai? Ma sei stronzo, eh? Che... dai! Si fa l'indeciso. Allora, c'è una di quelle streghe qua, non ricordo dove, che appare appena tu entri. E si dovrebbe sentire quell'audio. Eccolo. Me l'avevo detto. Era qua. Vabbè. Però... Ah, quando fa quel braccio così, allora vuol dire che lancia quella sfera che fa l'esplosione elettrica. Infatti ci mette di più a cassa. Invece quella è quella lenta. Cioè quella lenta, quella che fa solo il colpo diretto. Ecco, tipo... Oh no, sbaglio. Boh. Sì, vattene, va. Titanite scintillante? Ricordo. Ricordo che cos'è? Non lo ricordo. Ottimo! Questo ci piace, un malocchio. Prezziamo il finocchio. Occhio, malocchio, prezziamo il finocchio. Ah, voi siete qua? Col cavolo che apro la porta allora. Allora è questa. Che palle. Ah, meno male. Sì, guarda. Proprio sto lì a guardarti. Ok, adesso qua... Che ansia. Ah no, devo andare di là. Ah, ma aspetta, non disturbiamo i ragazzi, no? Che guardano il film, no? Quindi qua ci sono i ragazzi che guardano il film. Io vado qua. Fate. No, cazzarola. Sono messo... No. No, vabbè. Mamma mia, che sto facendo? Che sto facendo? No! No, ma... Ho schivato... Nel momento dell'esplosione non ho preso danno. Non so se... puramente distinto. Cioè, giuro... Non è che non era voluta la cosa. Cioè, ho detto, mi sono visto morto. E niente, facciamo, tocca far il giro. Perché se torno indietro, quelli... vabbè, però. Se torno indietro, quelli mi arano. Da lì, mi incastrano. Io pensavo che stessero fermi comunque, che non venissero a rompere i zebedè. Oh, e tu? Ma veramente? Io poi, cioè, io sarebbe da denunciare per stalking. Ah. Ok. Ah, qua non c'è nessuno. Sono tutti là, ma hanno inseguito di là. Sono tutti andati di là. Potremmo anche prendere lo scettro, eh. Sti coglionazzi. Via. Via.
Mamma mia. Che culo, eh. Sentite, ragazzi, vogliamo fare una bella esplosione? Di quelle belle. Ecco. Oh. Di quelle belle. Ecco, queste così, tipo così. Ecco. Ma quanti sono? Che palle, oh, che saltano. Mi raccomando, però, bere quella Estus, mettiamoci. Facciamo un po'. Ma se io faccio così? Eh? Facciamo così? E che cacchio? Dopo mi. Non ho neanche agilità 100 e non so come ho fatto a schivare quel troll. Quell'esplosione. Non lo so. Non chiedete, non lo so. Ok. Facciamo quello che dovevamo fare da un pezzo, questo. Attiviamo tutto. Fuoco infinito. Eh sì, io mica mi so dove devo andare. Su. Lì, lì, e lì. Ah, facciamo il primo piano. Ah, ok, lì. Con calma perché non devo solamente sbagliare il roll. Qua, se non sbaglio, c'è una lucertolina. Meno male. Presa. Lastra attita di scintillante. Ho preso un colpo, pensavo arrivasse qualcuno. Insetto luminoso per due. Ottimo, questa è fatta. Osso e ritorno? Osso e ritorno? O si può scendere perché qua si potrebbe. No, di qua no. Si potrebbe anche scendere di qua. C'è niente da recuperare qui? No. Si potrebbe scendere di qua e scendere di qua e fare il giro di là. Mamma mia, questi roll. Adesso sarò diventato un mago del roll. Ma da quando mai? Ok, secondo piano. Qua. Cosa abbiamo qui? Questo qua mi confondo sempre perché non è molto immediato. Ah, qua abbiamo. Ok, sì, quella l'avevamo aperta perché. Ecco, già un danno che amo di più questo. Qua l'avevo aperta lanciando una freccia infuocata da lì. Oh, ma chi è? E ho arato tutti. Non è vero. Ma ci sono. Però ci sono riuscito lo stesso. Va bene, questo. Ok, qua sappiamo che cos'è. Qua si scende lì. E di là si va di là. E abbiamo un ascensorino. Vediamo un po' dove porta. Ma so che c'è un muro invisibile qua da qualche parte. Ah, non è qua. Qua? Ah, Aperol. Minchia. Cioè, dopo aver visto il danno che faccio alle streghe, neanche mi. Ma quello? Ma lui? Ma da quando è qua? Viene fino a qui? No, dai, ma che fai? Ma che fai? Ma sei matto? Fatti bruciare. No, come solo tu sai fare.
Via, 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 via. Neanche ho visto cosa ho preso. Voi sì, io no. Senti, io direi far così però, eh. Qua c'è un po' troppo fuoco per i gusti miei. Ecco. Ah, shortcut. E qua? Ah, qua c'è l'anello. Se non sbaglio, quello che aumenta la città. O no? Sì, del sempliciotto. Wow, pieno di roba figa questo DLC, il secondo. Sì. Dov'è la città? Basso 94 al 98. Ah, è male, eh. Questo per una Level 1 è l'ideale. Ok, qua adesso facciamo il giro perché per forza di cose. Ah, ma no. Ah, ma sì. No, sì, no. Sì, ok. Ah, lascia un altro anello. Ok, qua è dove sono andato prima, no? Ecco, qua sarà un carnario. Carnario, come si dice? Perché è impossibile. Viene curato lo stronzo. Però se lo porto fino a qui. No! Ma dai! Mamma mia, per fortuna la mezza invincibilità. Vedi come lo cura la stronza? Mi incastrerei, sono morto, eh. Te prego, non mi incastrarli, ti prego. Mamma mia. È successo? L'ho distrutto l'idolo? Distrutto? Dai che è distrutto, non si sta curando. Che vedo ancora una luce là, credo che si... Oh, mamma mia, che metropi? Pietra fugosa. Oh. Allora, qua il 99% delle volte va bene, perché non ti blocca, ma a me mi è successo una volta, se fosse stata la probabilità più alta non l'avrei fatto, mi è successo una volta che si mette qui e è finita. Sei morto. Ma è successo una volta, per questo mi sono preso il rischio. Ovvio, basta una volta, però... Però il guadagno, chi non risica, non rosica tre pezzi di tannite. E qua... Abbiamo un altro top del top. Praticamente potremmo diventare immuni alla tenovitale. Più 3. Non è qua. È dall'altra parte. Vabbè, potremmo diventare immuni praticamente al fuoco. Tanta roba. Che è successo? Ho premuto X. Ho spremuto X. Niente. Ok, anche questa è andata. E già, se non potete vedere, abbiamo questo altro anello OP. Solo che io qui, secondo me, ho fatto. Devo andare a prendere quell'elevatorio là. Eh sì. Ah, lì non ci sono stato. Dovrebbe esserci lì. Ma che facciamo? Rischiamo? Prendiamo l'osso di ritorno. E un catalizzatore che spara miracoli. Spuntò nel pellegrino. E si fa così.
Non credo che. Cioè, io non l'ho usata mai. Non mi sembra una buona arma. Infatti, dite perché l'avrei fatto il roll rischiando. Perché. Effettivamente potevo evitare di rischiare così. Qua conviene riposare al falò. Perché la differenza del respawn sta solo nel non dead e non bonfire. Ma se tu non riposi, non ti si ricarica con i cast. Ma i mob ritornano in vita. Vita la fregatura. Quindi se tu torni con l'osso di ritorno respawna tutti, ma tu non ti sei ricaricato. Quindi lo puoi fare in una no bonfire. Ma in tutti gli altri casi conviene sedersi a falò. Allora qua no? No, ho sbagliato. Non è qua. Dove vai tu? Ma che fai qui? Ma ecco qua. Ecco, è qua che sta. È qua che sta la maschera. Lì vedo la striscia. Porta, muro invisibile. Ma vediamo qui. Perché non si apre? Oh. Ah, ok. Perfetto. Ok, questa probabilmente ci rende immuni dalla maledizione. Veramente, cioè, metti contro una Chandra, cioè, è morta. Gioco rotto. Andiamo a fare un'altra fatica. Questa è un'altra delle fatiche. Lo fa così. Il problema è che c'è da solo da farlo con un tipo. No, prepariamoci bene. Del lacerante, vabbè, qua. Ah, l'abbiamo ammazzato? Ma dai! Ma dai! Ok. Ecco, il muro dovrebbe essere quello. Ma come faccio a far venire. Devo superare quella roba. Aspetta, posso far così? Vediamo se riesco, a aggrarlo. Così. Così. Ok. Ah, tu fai il fenomeno. Tu mi spari con. Ed è passato attraverso. Non abbiamo teschiesca, no? Eh no, ovviamente no. Ovviamente no, troppo. Ah, il tipo si è spazientito e ha deciso di venire fin qua. Vieni, vieni. Vai. Guarda come ci muoio qua, eh. Ok. Come ci molo. Mi viene di mi vomitare. Potrebbe
potrei far così lì. Vediamo se... Ok. E quello è andato. E se il problema è aggrare quello là. Ma quanti sono? Magari se vieni qua mi faresti un favore comunque. Vieni qui. Vieni qui. L'anello sta lì dentro. L'anello P. E qua è un problema però, eh. Qua è un problema perché se io colpisco quel coso mi li distrugge. Però potrei far così. Minchia. Minchia che attacco in salto. Sì, vabbè, ma sei... No! No, te salve che... Te salve che me l'ha fatta esplode. No, eh. Che tocca ricaricare l'aria. Panico. Vediamo un po'. Speriamo che sia saltato anche il muro. Ecco. Ti pareva? Porca miseria. E adesso? Ce n'è un altro di quei nanetti? Non ce n'è più. Porca miseria, mi tocca rifarlo. Mannaggia. Mi tocca rifarlo. Cioè quell'anello è troppo importante, troppo comodo averlo, che poi potremmo non usarlo, ok, ma sicuramente lo userò contro il drago antico. Tocca fare così, tocca tornare su, porco due, tocca tornare su, ma lì dentro non ci vado, ma manco, guarda. Tocca usare la maschera, correre verso l'idolo, distruggerlo perché rende veramente immortali quei cosi con la spada di fuoco. Ma scherziamo, scherziamo. Non c'è niente di così prezioso da rischiare. Mentre l'anello quassù è importantissimo. Non possiamo farne a meno. Fa la differenza fra essere veramente immuni al fuoco e mentre subirne danno. E adesso io come faccio qua? Come faccio? Come faccio? Ok, quello è morto. Va bene. Ripartiamo la stessa solfa. Ma voi non potete venire qua, per favore? Sì, sì, lo metto qua, no? Quello è andato. Oh, vieni qui. Ok. Ok, è andato.
Allora, devo fare aggrare quello. Non credo che prendendo la sua... No, no, no. Moriranno. Spegniti. Vabbè. Come posso fare? Potrei portare su quello sotto? Porto su, non uccido quello sotto, ma lo porto su. Ultimo se ritorno, poi tocca andarle a comprare. Cioè non lo uccido, quindi mi affronto i primi, me lo lascio buono lì sotto, nella speranza che non si muova, non venga all'ingresso. Una volta calibrato l'area, lo spingo su. Potrebbe essere un'idea. Un po' più macchinosa la cosa, però... Eh sì, però almeno chiudiamo qui, perché sennò... Ok. Ci sarebbe andare a prendere un po' di roba di sotto. Un po' di materiali. Quelli non guastano mai. Che magari se... Ah, l'anello della forza anche. Cioè, andare a prendere quello. Che magari possiamo anche mettere un'arma da mago. Ecco tipo lui. Lo lasciamo lì. E facciamo così. No, 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 che fai? Ma che sei? Ma sei pazzo? Ma tu sei pazzo? Lasciatelo lì. Mette a giocare col fuoco. Questi sono tremendi comunque, le armature. Muori, muori, muori. Ok. Va bene, lui sta lì. E ce lo portiamo su sopra dopo. O forse si è sempre fatto così e non mi ricordavo, eh. Molto probabile. Adesso facciamo così. E dai. E vi saluto a tutti quanti. Ci siamo levati un po' dalle scatole. Dai, 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 vedi che li ammazza. Ma muori. Ok. Quanti sono? No, non li ho... Si vengono sotto alla fine. Via, 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 via. Mamma mia. Oh, che è successo? No, non mi dica che... Dove sono andati quei due? Ah, oh, meno male. Sei rimasto in vita, tu vieni qui. No, 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 che fai? No, 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 no,
giuro. Vai laggiù. Là. Ah, questi non si fanno affari loro che stavano lì sotto. Vai giù. Giù, 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 giù. Là, 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 là. Sul muro. Là, il muro. Fa il bravo. Ecco. No, 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 il muro. E sono stupidi come i non morti. Ecco. No. Ah, oh, meno male. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, che faticaccia. Eccolo.
No, aspetta, dov'è che posso far vedere? Là. Vabbè, a parte il fuoco diminuisce per forza perché fa meno del più 3. Però se noi adesso lo mettiamo per esempio qui. Tac. Sto serendo, eh. Più di 100 in più di difesa. Tac. Ok, aggiunto al fuoco, aggiunto al vestito di Felkin, più la traspirazione difensiva della piromanzia e una lappola arancione, che poi volendo quello è proprio il top, perché credo che si arriva al livello massimo, a un livello massimo di difesa che più di quello non si fa. Praticamente siamo immuni al fuoco. Ah, immuni, eh? Allora, lì serve una chiave, ma tanto noi non ci andiamo. La chiave la prendiamo sotto, noi andiamo sotto solo per i materiali. Lo facciamo. Ah, l'anello forza, per forza dobbiamo andare sotto. Così abbiamo preso tutti gli anelli top. Top, top, top. Facciamo così, va. Questa è un po' una pratica un po' lenta e anche noiosa. Abbiamo finito l'ossa di ritorno. Tocca andare a comprare. Chi le vende? Malencia? Può darsi. Se ne guardiamo, che non. Non mi ricordo, eh. È che non le vende. Chi le vende? Certo, potevano mettere un cacchio mercante qui che vendesse le ossa di ritorno, perché proviamo lui? Cioè veramente, ci ho bisogno, soprattutto in quest'area qui. O forse sì, no, c'ho bisogno. Andiamo a vedere, facciamo una corsa. Adesso mi inseguiranno tutti i cavalieri d'Alon dell'universo. Ah, che sciottiamo. Qua è finita l'invasione, sì, erano due. Dai, vieni, vieni a rompere scatole, io non posso neanche andare al mercante. Non viene? Eh no, eh no che non le vende. Cazzarola, chi le vende? Chi le vende? Chi? Chi? Le devo fare tutti i mercanti, non li faccio, non me frega. Torniamo là. Torniamo al forteferro del passato. Ok. Dai, su. Ok, adesso scendiamo qua. Ma se non sbaglio, se prende subito qui l'anello? No. No. Ok, la chiave credo che sia di qua. Altra zona, alta spina in culo. Eh sì. Sarà tre. Ma io non ci voglio rischiare, amico mio. Stavo scherzando. Ecco. Anche solo mi esplode dietro le spalle. Va bene. Aggriamoli uno per uno. Eccolo, eccone uno.
Allora, se fossimo solo Milirico sarebbe... conviene fare saltare quelli lì. Ma noi, visto che lo possiamo prendere lontano, e questo è mezzo scemo. Forte solo se si fa il suo gioco. Mamma mia, mi ha fatto il pelo, eh. Lo metti qui, il suo imite è agro. E ciao, tanti saluti. Senza star a rischiare con i nanetti esplosivi. Ah, ce ne dovrebbe essere... Eccolo. Bello, quello c'ha... Mazza. Era un one shot quello. Un one shot diretto. Bello che comunque a lui non gli si impiglia il braccio nel muro, eh. Cioè non gli fa... Volevo farvelo vedere. Non gli fa così. No, lui no. Lui passa attraverso. Che fai? Che fai? Che fai? Ormai rollo il photo finish. Ok. Oh, che mi droppi? Pietra fugosa. Siamo pieni di pietre fugose. Ah, c'è un altro, no? Eccolo, infatti. Sì, sì. Devo stare attenti qua perché... Ok. Ecco. Pensavo... Fortunatamente il mio sesto senso mi ha detto guarda, rolla indietro perché... sarebbe arrivato in faccia. Vai. E in effetti ti fregano questi, eh. Sembrano che non c'ha range, invece... Ok, bene. Adesso la recuperiamo tutto e anche la chiave. Pezzi di tanite, erba, insetto, Vincenzo dello scettico, chiave, è la chiave che apre la porta sia super alla Londra che quella lì, ma noi non ci andremo, non ci interessa. Tirete scintillante, efficie umana, tante belle cose qua. Tante belle cose. Ok. Andiamo a prendere questo anello della forza. E poi... potremo anche... accendere il foro davanti a Reim. Ma non me la sento di combatterlo. Non me la sento proprio. Ah, qui. È qua il salto... Vediamo se riesco a non cadere. Ecco. Perché più indietro. Riproviamo. Perché lo scrigno dell'anello della forza sta lassù. Nella forza, che aumenta la forza. Mamma mia. Mamma mia, ci mancava solo di morire adesso. Ok. Oh, anello della forza. Ah, si chiama proprio anello della forza. Con originalità. Qua è un problema. Qua, no, qua è veramente un problema, eh. E si faccio così? Che è più basso come catalizzatore? Ne ho niente. Così? Per un pelo. Qua è un problema. Sì. Perché se non riesco a ucciderli dall'alto non si scende. Non è che torna in vita quello, no? E vabbè, però. E
Però sto back sta a fammelo però cacchio. Cioè mi fai ammazzare così, eh? E fammelo. Ok. Ok, lui è in posizione migliore. Cioè sta attenti perché spesso sembra che ce ne sia solo uno, invece salta fuori uno nascosto. Intanto c'è quel tipo che ci accompagna tutto il viaggio, sembrerebbe quello che faceva i salti mortali prima. Eccolo, l'ha fatto adesso. No, non avete visto con uno che si gettava sempre? Ok, meno male, sono a portata di tiro. Ok. Lì, se si rompe, è la fine. Quello è morto. Qua ce n'è uno, qua ce n'è uno. Non sento. Non c'è. Ah, qua. Ma non è l'unico. Eccolo, infatti. Ok, questa è situazione comoda per noi. Partizan più 6. Adesso qua. Mannaggia, ho finito. E per forza. Chissà se riusciamo a colpirlo qua. Invitando di poterlo affrontare. Cioè colpirlo qua non aggrandolo. Che finché sta lì. Perché lui se mi dà una botta prova a darmi un colpo con quella mi prende anche se sto qua su, eh. Ma evidentemente nessuno gliel'ha spiegato. Oh, ottimo. Eh no, nessuno gliel'ha spiegato. Per fortuna. Adesso qua si corre. E là credo che ci sia un altro anello, ma non. E questi sono immortali. Quindi non. Si dovrebbe prendere una volta ucciso Reim. Perché questi qua sono. E dai, e corri! E corri! Funziona il tasto! Via, 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 via. Ok. Bene. Anche qua lasciamo adesso. Lasciamo e prepariamo il campo per un futuro combattimento contro Reim. Per forza. Facciamo così. Chiamiamo a lui. Facciamo così. Qua c'era una corona che non è male, perché probabilmente ci ripristina i spells con il tempo. Ciao, ciao. E Carillion, ciao. Noi come caster non so quanto danno potremmo fare a Reim. Ma non lo faccio non so da quanto tempo. Non è il caso. Ok, dove è andato? Dove sei andato qua giù? Attenzione che qua adesso spawnano dei brutti ceffi. Questi togliamoli. Pensavo che all'inizio c'era gente che faceva la boss fight con tutti e quattro gli idoli. Non riesco a ammazzarlo. Sti cazzi, sicura. Oh, eccone uno. Bene. Via, 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 via. Ah, là c'è un altro qua.
Che fa? Ma che dovresti combatterlo? Va bene. Noi abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto. Ah, non posso. Giusto. Abbiamo preso tutto. E poi c'è lo scolo. Ma dov'è la cosa, la pietra? Tanto ci sta divertendo. Ma dov'è la pietra? Me la sono persa. Ah no, eccola. A parte che non c'è bisogno che me lo ammazza. Aspettiamo che ce lo ammazza. Oh, che fai? Mi tocca. Ma... vabbè. Ok. Che altro ci sarebbe qua da fare? Riposiamo. Facciamo il sunto. Oh, questo più 3. Più 3 era questo, più 3, perfetto. Già so 3 anelli overpower. Poi c'era questo, anche questo overpower. La forza e strezza. Il semplice 8. È tutto. Eh sì, materiali abbiamo presi. Adesso dal Demone Forgia 2.0 non ci si va. Rim non lo facciamo. Credo che sia tutto. Vediamo i materiali. 5 pezzi di titanite grande, pezzi, no grandi, questi grandi, frammento grande, 8 scintillanti, 15 petrificato, questa è magica, pietra magica, mondana magica, va bene, basta, ok, basta, adesso vado a mettere le anime e basta, penso solo le anime, non c'è, potenziare qualcosa? Vediamo, alla prossima, ciao!